SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Indagini serrate in Colombia per dare nome e cognome all'assassino di Luca Andreoli, il 39enne cesenate da tempo residente nel paese sudamericano, ammazzato durante una rapina in casa. Intanto a San Carlo, frazione di Cesena, si è tenuta una veglia di preghiera. I carabinieri di Rimini hanno posto fine alle attività illecite di una banda di spacciatori specializzata nello smercio di marijuana e cocaina. A capo del sodalizio un insospettabile pizzaiolo riminese che si occupava di far arrivare la droga dalla Spagna, che veniva poi smerciata in tutta la Romagna. Fervono i preparativi per la riapertura delle scuole. Ai test sierologici solo il 2,3% è risultato positivo, con soli due casi di positività al tampone. Intanto, nell'ultimo bollettino del contagio, record di test con 94 nuovi contagiati, muore a Rimini un uomo di 102 anni ammalato di Covid. Sul fronte trasporti, fondamentale importanza nel riminese sarà il metromare. La provincia punta all'estensione fino a fine anno della circolazione dei mezzi in modalità provvisoria, in attesa della messa in esercizio di quelli definitivi. Intanto si dibatte sull'allungamento dell'opera verso sud. In un confronto organizzato da 7 Sere Qui, i quattro candidati sindaci di Faenza si sono confrontati discutendo delle tematiche più calde della città manfreda, un dibattito molto seguito anche sul web. Ai nostri microfoni, i quattro outsider che corrono per la poltrona di primo cittadino. Infine lo sport, il basket, il derby di ritorno in Supercoppa premia gli sforzi della Fortitudo, che sorprende la Virtus nella sfida del Paladozza, un successo che rimette in discussione le gerarchie nel girone sempre comandato dai bianconeri. Questo è il telegiornale della Romagna, in studio Ludovico Luongo. A tutti voi ancora una volta buonasera dalla nostra redazione. In primo piano le indagini per far luce sulla morte di Luca Andreoli, il 39enne cesenate ucciso in Colombia durante una rapina. È successo venerdì scorso. Intanto si è tenuta una veglia di preghiera nel paese dove vive con la madre, San Carlo, nel cesenate. Questa è la chiesa di San Carlo, dove lunedì sera si è tenuta la veglia di preghiere in memoria di Luca Andreoli, il cesenate di 39 anni, ucciso con un colpo d'arma da fuoco venerdì notte nella propria casa in Colombia, dove viveva con la moglie. È proprio la testimonianza della moglie, che ora vive sotto protezione, potrebbe essere decisiva per individuare gli assassini. Dalle ultime informazioni, la polizia colombiana sarebbe a un passo dalla cattura, così come ci racconta Don Giovanni, il parroco di San Carlo, che ieri ha celebrato la messa e che ha parlato con i genitori. E lei? Li ha in qualche modo visti, insomma, via, o riconosciuti, non so in che termini, dovevano fare degli accertamenti. La magistratura ha disposto l'autopsia sul corpo per far luce sulle dinamiche della tragedia. Resta ancora da stabilire un fatto importante, se Andreoli sia morto in seguito a una rapina finita male o se sia stato un omicidio premeditato. Questo è il motivo per cui i familiari dovranno attendere ancora per il ritorno della salma. Ma ieri parlavano di 12, 13, due settimane, insomma, ci vorranno sicuramente. Il funerale però non si terrà lì a San Carlo, giusto? San Vittore, perché lui è cresciuto lì, è andato a scuola lì. È difficile non conoscere questo paese qui, qualcuno. È venuto qua 2 anni fa, si è sposato, lì a Cesena.
in comune. Argentina. E poi è ritornato là. Ad attenderlo il padre Gastone e la madre Patrizia, che su Facebook ha pubblicato una foto del figlio assieme alla moglie. Ti voglio ricordare così, ha scritto, felice accanto all'amore della tua vita. Accogliendo la richiesta della difesa, il GIP di Bologna, Letizio Magliaro, ha concesso gli arresti domiciliari a Davide Bacci, l'imprenditore arrestato la settimana scorsa nell'ambito dell'inchiesta di procura e carabinieri sui festini a base di cocaina, durante i quali sarebbe stata indotta alla prostituzione una 17enne. Esce dal carcere dunque l'unico degli 8 indagati sottoposti alla misura custodiale più restrittiva e va ai domiciliari a casa del padre, dove si ritiene sia superato il rischio di reiterazione del reato da parte del proprietario della casa di Pianoro, agli atti come Villa Inferno, la quale ha dato poi il nome all'operazione. Domani sono in programma gli interrogatori di garanzia degli altri 6 raggiunti da misure cautelari, tra cui l'ex candidato della Lega Luca Cavazza e il cesenate Fabrizio Cresi ai domiciliari. I carabinieri del nucleo investigativo di Rimini hanno arrestato 6 persone in flagranza di reato con l'accusa di essere una banda di spacciatori con canali di approvvigionamento che arrivavano fino alla Spagna. La figura di primo piano del sodalizio criminale impegnato nello spaccio di sostanze stupefacenti, emerso grazie alle indagini dei carabinieri di Rimini, andate avanti per quasi 2 anni, era un pizzaiolo del posto di 26 anni, italiano e incensurato. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane era riuscito a far arrivare ingenti quantitativi di marijuana dalla Spagna e da Roma, oltre a della cocaina dalla Brianza. In particolare dalla penisola iberica si era fatto recapitare 150 kg di erba, metà dei quali nel gennaio scorso i carabinieri sono riusciti a intercettare e sequestrare. Il pizzaiolo si avvaleva di una rete di collaboratori tra cui 2 corrieri stranieri, un commesso, un operaio, un personal trainer e un nulla facente, questi ultimi 4 tutti italiani. Tra questi c'era chi custodiva la droga, chi la trasportava o la vendeva tra le province di Rimini e Forlì Cesena. Soggetti giovani, in gran parte al di fuori dei radar delle forze dell'ordine e non legati a cosche. Questo è importante perché se questi gruppi poi nel tempo si ramificano e si strutturano sempre di più sul territorio, questo diventa poi molto pericoloso perché poi diventano gruppi egemoni. Quindi poi quando altri soggetti o individualmente o in gruppi intraprendono analoghe attività di spaccio, di traffico, di droga sul territorio, si arriva ecco allo scontro, quindi si arriva anche a fatti molto gravi dal punto di vista della sicurezza fisica proprio delle persone. Il pizzaiolo riminese, sempre secondo le indagini, collaborava spesso con un forlivese di 32 anni, di origini albanesi, il quale aveva dei propri canali di rifornimento nel Ravennate. Oltre agli arresti, 2 dei quali in carcere e 4 domiciliari, è stato anche disposto un sequestro preventivo di 480.000 euro ritenuto essere il profitto dell'attività di spaccio. Una piantagione di 4.800 metri quadrati con oltre 200 piante di marijuana. Questo quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Rimini nell'ambito dell'operazione denominata Green Smoke, un orto illegale che si trovava a Bellaria, a pochi passi dal fiume. Le piante rinvenute hanno un'altezza che arriva fino anche al 1,5 metri ed erano prossime alla maturazione. Il terreno inoltre era provvisto di impianto elettrico e di irrigazione. Assieme alla canapa sono stati trovati anche 4 grammi di marijuana pronta per essere assunta, deferito a piede libero un giovane di 27 anni per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E ci si avvia alla riapertura delle scuole, ci sono i risultati della campagna di screening sul personale, sentiamo tutto. Il ritorno in aula in Emilia-Romagna per ogni ordine e grado è sicuro. È partita il 24 agosto la campagna di screening sierologico sul personale scolastico voluta dalla Regione Emilia-Romagna, che proseguirà fino al termine della settimana. Sono oltre 49.000 i test effettuati su dirigenti scolastici, docenti titolari e supplenti, educatori, ausiliari e personale amministrativo delle scuole, anche di infanzia e dei servizi educativi 03, pubblici e privati. I risultati mostrano dati rassicuranti. Su 49.208 test effettuati, solo 7 persone sono risultate positive al successivo tampone di verifica. 3 a Parma, 1 a Reggio Emilia, 1 a Bologna e 2 in Romagna. Oltre il 97% dei casi erano quindi negativi. Le 1.158 persone risultate positive, equivalenti a una percentuale del 2,3%, sono state immediatamente sottoposte a tampone di verifica, da cui è emersa la positività appunto in soli 7 casi.
La copertura dei test effettuati riguarda circa il 50% del personale, pari a quasi 97.000 unità. L'assessore regionale alle politiche per la salute, Raffaele Donini, e alla scuola, Paolo Salomoni, dichiarano: «Abbiamo deciso di proseguire oltre il termine per dare a tutti la possibilità di eseguire il test. Tranquillizza che la percentuale di positivi rimanga molto bassa». In Romagna i test effettuati sono pari a 14.017, con 155 test positivi pari a 1,1% del totale, solo due persone sono poi risultate attualmente positive al tampone. E intanto sono 94 i nuovi positivi emersi nell'ultimo bollettino del contagio da coronavirus in Emilia-Romagna. Si segnala il decesso di un uomo di 102 anni in provincia di Rimini. Dei nuovi casi, 50 sono asintomatici. Record di tamponi che sono stati 12.500 in 24 ore. Veniamo ora ai dati delle singole province. Sono stati 26 casi in più nel bolognese, nessun nuovo a Imola, 3 nel ferrarese, 6 a Ravenna, 5 a Forlì, 6 a Cesena, infine 4 in più a Rimini. E sempre parlando di scuole, si è tenuto a Bologna un presidio promosso dal sindacato USB per sostenere la richiesta di aprire una finestra temporale per accogliere le istanze di rettifica dei punteggi attribuiti nelle graduatorie provinciali delle supplenze. Non è l'unica però criticità che gli insegnanti sottolineano. Le criticità riguardano il nuovo meccanismo di assegnazione delle supplenze su base provinciale che deriva dalle nuove ordinanze, dai nuovi meccanismi decisi dal Ministero, per cui sono state istituite delle graduatorie provinciali e però con un sistema di attribuzione del punteggio automatizzato e altri problemi burocratici legati alla mancanza di temporalità di graduatorie provvisorie, si sono rivelati molti errori di punteggio in queste graduatorie che rischiano di far partire l'anno scolastico con fondamentalmente degli insegnanti precari che potrebbero non avere il diritto ad avere l'incarico, appunto perché il loro punteggio è sbagliato in eccesso o in difetto. Quindi noi siamo qua per chiedere che l'ufficio scolastico provinciale si prenda più tempo, magari allunghi i tempi anche di convocazione dei docenti precari, però garantisca trasparenza e diritti a tutti quelli che insomma da anni lavorano a scuola con un contratto a tempo determinato e fanno sì che la scuola possa partire ogni anno. Insomma. Ecco, una situazione difficile già per la questione dell'emergenza sanitaria del Covid, in più ci si mette anche quest'altra problematica per appunto gli insegnanti che sono precari. Quali sono le difficoltà di questo momento? Allora, le difficoltà riguardano anche il cosiddetto contingente Covid che è stato istituito con il decreto rilancio e che fondamentalmente consta in una clausola che dice che insomma in caso di nuovo lockdown molti insegnanti precari che hanno ricevuto l'incarico potrebbero vedersi rescindere il contratto e essere mandati a casa, insomma. Quindi questo è un altro grosso problema che di fatto rende manifesto il problema degli organici che deve essere risolto con delle assunzioni. Il Ministero questo non ha voluto stabilizzare molti docenti che sono non da ieri ma da anni che lavorano con contratti a tempo indeterminato nella scuola e quindi fondamentalmente questi problemi potevano essere risolti semplicemente stabilizzando docenti che in Italia sono 200.000 su base nazionale che hanno contratti a tempo determinato ogni anno. E poi c'è l'altro fronte, quello dei trasporti, in particolare nel riminese il metromare si punta a farlo diventare fondamentale anche per quello per il trasporto scolastico. Vediamo tutte le ultime. Archiviata ormai la stagione balneare con tanti turisti che sono saliti sui mezzi del metromare, l'intenzione della provincia di Rimini è quella di far proseguire le corse del trasporto rapido costiero fino alla fine dell'anno. A dirlo è lo stesso presidente dell'ente, Rizzero Santi, per il quale il servizio è in grado di aggiungere utenza senza sottrarla alle altre linee. Soprattutto in vista dell'avvio dell'anno scolastico con le nuove limitazioni della capienza dei mezzi di trasporto pubblico locale fissate all'80%, per Santi il metromare può fornire un contributo importante, in particolare per gli studenti che si dovranno recare negli istituti scolastici vicini al mare.
La provincia si è anche assunta l'impegno di valutare nei prossimi giorni i costi e il programma del servizio e di rafforzare più in generale il trasporto pubblico su tutto il suo territorio. Nel frattempo, fa sapere Start Romagna, fino al 13 settembre le corse serali del Metromare si fermeranno un paio di ore prima per consentire l'attività propedeutica all'avvio dei nuovi mezzi elettrificati da poco arrivati dal Belgio. Sul tavolo della provincia c'è poi il dossier più scottante, quello dell'estensione della tratta da Riccione a Cattolica, con l'amministrazione comunale della Perla Verde che fa opposizione e che chiede piuttosto un potenziamento della linea filoviaria sulla litoranea per connettere le aree del Marano e dei Campeggi con l'aeroporto. Una cosa non esclude l'altra per Santi, che ricorda le prossime tappe del piano di allungamento del Metromare. Il progetto dovrà essere completato da PMR entro il 31 dicembre di quest'anno, in modo da poter essere presentato al Ministero per il finanziamento entro il 31 gennaio successivo. E ora siamo alla politica, ci spostiamo per la precisione a Faenza perché proseguono i dibattiti dei candidati. Allora vediamo l'ultimo che si è svolto proprio poche ore fa. Applausi dal vivo, interazioni e contatti sui social. È stato molto seguito il dibattito pubblico tra i candidati a sindaco di Faenza organizzato nella Corte dei Salesiani. Molti i temi toccati durante la serata e gli argomenti che i candidati a Palazzo Manfredi hanno illustrato. Io mi propongo come alternanza politica a questo governo che per 25 anni sta governando la nostra città. Noi vorremmo veramente dare un aiuto forte al mondo imprenditoriale, all'agricoltura. Vogliamo dare un sostegno alla nostre famiglie che hanno bisogno di essere aiutate dalle fasi più deboli, dai bambini fino agli anziani. Poi vorremmo veramente dare anche uno sguardo a tutto il mondo dello sport che ha bisogno di essere equiparato a tutto quello che è il mondo dell'associazionismo, perché abbiamo bisogno veramente che tutta la città riviva uno splendore che manca da molti anni. Noi lavoreremo mettendo in rete le nostre competenze, lavorando insieme agli altri territori, gli altri livelli amministrativi. Faremo squadre per difendere il nostro sistema economico produttivo, per creare sviluppo, buona occupazione, per essere vicini al nostro sistema sociosanitario che dobbiamo presidiare e potenziare in questo momento estremamente difficile. La difesa e il rilancio della sanità pubblica, della scuola pubblica, del welfare pubblico. Puntiamo a fare un patto con le imprese per il rilancio dell'occupazione, ma la buona occupazione. Puntiamo a pratiche ambientali concrete perché crediamo nella economia circolare. Puntiamo alla lotta al femminicidio e alla violenza alle donne. Puntiamo alle politiche per i giovani. Il lavoro, l'ambiente e la sanità sono i tre temi principali sulla quale la città deve trovare la sinergia e l'obiettivo comune per cercare di migliorarli. Sicuramente il lavoro è un problema molto serio, noi siamo vicini alle persone che hanno perso il lavoro, le persone meno abbienti e le persone che precarie. La sanità deve andare di pari passo e deve sicuramente trovare maggiore incentivazione per il pubblico e l'ambiente, una città più pulita, meno inquinata e più spazio alla pulizia della città. Biciclette contromano, autovelox anche in città e ausiliari con maggiori poteri sanzionatori sono alcune delle modifiche al codice della strada contenute nel DL semplificazione al vaglio del Parlamento. Una clamorosa mini riforma del codice della strada, introdotta silenziosamente nel DL semplificazione appena approvato al Senato in attesa di passare alla Camera. Così definisce le importanti novità sulla circolazione l'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, che saluta con piacere le modifiche, spiegando che aumentano le tutele degli utenti deboli come pedoni e ciclisti, anche se alcuni argomenti spinosi, come l'inasprimento delle pene per chi guida il cellulare, non sono stati considerati. Ma quali sono le novità? Si parte dalla svolta sugli autovelox affissi che potranno essere posizionati in città anche sulle strade urbane di quartieri e locali oggi vietato. Toccherà al prefetto autorizzare le nuove postazioni. Il corposo pacchetto a tutela dei ciclisti prevede l'introduzione della strada urbana ciclabile ad unica carreggiata con banchine pavimentate marciapiedi con limite di velocità non superiore a 30 km orari e priorità per le biciclette. Ma c'è anche la rivoluzione del contromano, via libera alle bici in ambo i sensi su strade urbane con limite dei 30 km orari o nelle ZTL. Gli scooter a tre ruote potranno tornare a circolare in autostrada e sono previste nuove competenze per accertatori e ausiliari della sosta che avranno maggiori poteri riguardo le sanzioni nei divieti di sosta.
Rimini, nel fine settimana appena trascorso sono stati 28 i controlli di polizia negli esercizi commerciali, specie mini market tra Marina Centro e Miramare, dove gli agenti hanno verificato la corretta somministrazione di alcol. Gli agenti hanno anche operato 9 controlli in bar e locali in riferimento alle emissioni sonore e alle autorizzazioni per la musica. Forlì, la polizia ha arrestato un 39enne polacco per violenza sessuale su un minore e violazione di domicilio aggravata. I fatti risalgono allo scorso 31 dicembre, quando una pattuglia era intervenuta presso l'abitazione di una famiglia dove i genitori avevano scoperto nella camera da letto del figlio lo straniero in evidente stato di alterazione alcolica. Rimini, è di circa 830.000 euro l'investimento del Comune per garantire per 3 anni il servizio di manutenzione e di custodia degli impianti di calcio di quartiere. Il servizio prevede l'apertura e la chiusura degli impianti e la predisposizione e manutenzione dei campi. Ravenna. Nell'ambito di un'operazione di contrasto al lavoro nero, gli uomini dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro hanno scoperto all'interno di un cantiere 4 operai albanesi completamente irregolari, di cui uno anche irregolare sul territorio italiano. Ed eccoci allo sport, siamo ad un'ampia pagina di basket questa sera, passa la Fortitudo in casa della Virtus nel derby di ritorno della Supercoppa, i bianco-blu espugnano il Paladozza trascinati dai 16 punti di Pietro Aradori e rimettono quindi in discussione il primato dei cugini nel girone di qualificazione alle Final Four. Vediamo. Il derby è sempre il derby. Tra Virtus e Fortitudo va in scena una recita in cui forse è mancata lucidità ad entrambe le squadre, di sicuro però non l'intensità per una gara che si è risolta a favore dei bianco-blu in un finale in volata. Si gioca di fronte a pochi intimi, il Paladozza ospita appena 1100 spettatori senza esaurire la capienza consentita ed è ancora una volta la Fortitudo a scattare con più convinzione dai blocchi di partenza. L'attacco della squadra di Sacchetti è equilibrato sia in transizione che a difesa schierata ed è Aradori a recitare la parte dell'ex terribile, saranno 16 per lui a fine serata. Una F che tocca anche le 11 lunghezze di vantaggio nel primo tempo con la tripla di un Fletcher chirurgico dalla lunga distanza, prima che nel terzo quarto non arrivi anche il più 14 grazie ad Epp. La Virtus però ha il merito di non uscire dalla partita e si aggrappa all'affidabilità di Alibegovic per risalire la corrente. È la scintilla che rimette in moto anche Teodosic e Abbas e il match torna in perfetto equilibrio fino alle battute conclusive. La Virtus però stecca dilapidando un vantaggio di 3 punti, a segno Fantinelli e Epp per il sorpasso, prima della doppia forzatura di Teodosic che stronca definitivamente le velleità della Segafredo. Finisce così 84-86 e adesso la qualificazione alle Final Four si deciderà nelle ultime 2 partite del girone. E al termine del derby perso al fotofinish contro la Fortitudo, sentiamo allora un estratto delle parole del coach della Virtus Segafredo Sasha Djordjevic, che recrimina per le troppe distrazioni dei suoi giocatori, soprattutto nel primo tempo. Io non guarderei così tattica la scelta di mettere un giocatore in quintetto piuttosto che l'altro, sono delle scelte che un allenatore fa soprattutto all'inizio per dare anche qualche premio ai giocatori che si allenano bene. Tessitori dal primo giorno ha fatto un lavoro straordinario e sempre deve crescere e capire il nostro sistema di gioco. È ovvio che i nuovi, chiamiamoli così, gli manca qualcosa dei nostri sistemi, degli automatismi, per quello che cerchiamo di lavorare ogni giorno. Quello che potrei dire è che abbiamo visto 2 tempi completamente diversi. Il primo, diciamo che siamo stati Babbo Natale, no? Regalando tanto squadra di Babbi Natale, regalando tanto all'avversario, con tutto il rispetto, che si sono sbattuti, hanno fatto con grande energia, segnando anche 5, magari anche 6 triple in primo quarto, che gli ha dato le ali, però dopo abbiamo messo un po' di testa nel gioco, cercando di
diminuire palle perse che erano una enormità nel primo tempo con 16, era proprio da vergognarsi. E quello sono stati rimproverati fortemente, hanno capito, alla fine ancora 24 palle perse, però sono delle ci stiamo cercando, dobbiamo sicuramente quella parte lavorare ancora di più. Mi è piaciuto altre volte Julian Gamble, il suo approccio alla partita, però anche gli altri, penso che il terzo quarto è stato veramente una bella pallacanestro. Speriamo di continuare così, domani allenamento, dopodomani un altro, poi ci vediamo di nuovo. Che è una vittoria importante per noi, importantissima. Intanto ha svolto ieri il primo allenamento la pallacanestro Forlì 2.0 15 alla Unieuro Arena. Si sono alzati i veli sulla stagione di Serie A2, ovviamente rivoluzionata nel format. Sentiamo allora le impressioni di coach Sandro Dell'Agnello. La voglia di ricominciare tanta dopo i lunghi e difficili mesi passati lontano dalla palla spicchi per via del coronavirus. Lunedì coach Sandro Dell'Agnello ha tagliato il nastro alla nuova stagione dirigendo il primo allenamento della sua Unieuro Forlì sul parquet del Palafiera, una fase preparatoria che servirà a forgiare il gruppo dei biancorossi. Siamo un po' tutti in crisi d'astinenza, credo anche i miei giocatori, e siamo molto felici di essere qui e di tornare sul campo. Spero vivamente, perché uno dei vantaggi di fare pallacanestro a Forlì è anche questo palazzetto e il relativo pubblico e i nostri tifosi. Spero vivamente che presto possiamo mettere tutti i nostri tifosi dentro, perché poi sappiamo bene che giocare qua con le 4-5.000 persone che di solito ci vengono a vedere, un piccolissimo vantaggio ce lo porta e speriamo di poterne usufruire prima possibile. Il roster che è nato è più versatile rispetto a quello dello scorso anno e dovrà essere bravo a improvvisare in campo. Senza proclami, il tecnico penserà da qui a fine stagione a vincere una partita alla volta per raggiungere grandi obiettivi. Abbiamo aumentato la dose di versatilità, siamo più eclettici dell'anno scorso. E allo stesso tempo credo che dal punto di vista caratteriale abbiamo molti giocatori, tre confermati e nuovi arrivati, di un certo spessore. Questo mi fa stare tranquillissimo e mi fa lavorare con ancora più entusiasmo. L'organico della Ravenna si è arricchito di un portiere e di una punta. Alessandro Tonti e Marcello Sereni vestiranno la maglia giallorossa nella prossima stagione alle dipendenze di Mister Maggi. Tonti è un estremo difensore classe 1992, originario di Cattolica, e vanta un curriculum di 150 presenze collezionate tra i professionisti, tra le quali spiccano le stagioni vissute a Teramo, dove è stato assoluto protagonista della vittoria del campionato di Serie C 2014-2015, mentre l'attaccante 24enne Sereni si è messo in mostra in Serie D indossando le maglie di Parma, Castelvetro, Correggese e Mezzolara, club in cui nell'ultimo campionato ha realizzato 13 gol in 24 presenze. E ora vediamo insieme le previsioni del tempo. Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì, che guardate vedrà un miglioramento del tempo nelle regioni settentrionali. Sarà presente questa zona di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, che però per il momento rimane abbastanza lontana dall'Italia, quindi ripeto, giornata discreta da nord a sud. Controlliamo la nuvolosità attesa sull'Italia, si vedono queste nubi associate a quella zona di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale che di tanto in tanto lambiscono la Sardegna e il versante tirrenico, ma senza raggiungere in maniera decisa queste zone. Quindi, come vedete, in tutta Italia non mancheranno ampie schiarite. Precipitazioni, si attenuano le piogge al nord e quindi in tutta Italia sarà una giornata tranquilla. Nelle aree interne delle isole maggiori potrebbe verificarsi qualche locale acquazzone, però fenomeni per lo più isolati. In serata, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In pianura, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In pianura, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In pianura, bel tempo con cieli quasi sereni.
È tutto per questa edizione, non ci sono ulteriori aggiornamenti, grazie per essere stati con noi. Le news tornano domani mattina sul nostro network a partire dalle ore 7. Una buona serata. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.